Isaac and Flash, la primissima versione. Ah, era carino. The devil cannot physically hurt, the tail patience in your beast weapon, stay awake. Mi sa che non lo chiede, ragazzi. Lo vedo dal fondo. Ma non è possibile. Ma non è possibile. Mi piace che arrivano le scritte, ma sono già là in realtà. Vabbè, iniziamo già che ha la sufficienza sto gioco. Non l'avrei mai detto. Ok, Iblis, The Real Psychological Horror. Va bene. The incident took place in the village of Yakapinar in Ankara. Vabbè, è finito. The village is very religious as there are too many paranormal events in the village. Di nuovo village. A newly married couple set out for another settlement because of family pressure. Unfortunately, the bride dies in a traffic accident. No! No! Palesemente non è più là, non è più il villaggio. The groom's family does not feel sorry for the death because they do not love the bride. Hey! But there is a problem they do not know. The spirit of the bride haunts the house in a bad way and she disturbs the household as much as possible. Now the household is asking you to break the spell that this evil spirit has made to the house. Minchia, se non so paint. The whole thing is real and you are the clergyman. Ciao Marcolino, un anno insieme minore 3. Allora, Mattuzzo. Allora, figlio di puttana. Ma dovevi per forza abbonarti nel momento in cui cantava qualcuno? Un anno assieme. Vattene. Mattuzzo, scherzo. Sono veramente. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Siamo un. Abbiamo il respiro? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cioè?
Bravi. Ah, la gang del Boscos. Pare. Ragazzi, non mi sono mai sentito così in un gioco. C'è una strana sensazione. Bellina. Padre Pio degli Arabi, figo. Padre Pio, Pio. Vabbè, ma che cazzo è? No. Ma è tutto buio qua. Bel rumore. Possiamo chiudere qua che mi fa una paura assurda. Ah, che fighi, gli orologi in Arabia. Non si può aprire un cazzo. Dovrebbe essere qua la chiave, no? Ma cosa fa il burro? Lo sburro, eh? Non sono orologi, ah, ok. Io non vedo un cazzo. Stiamo missando qualcosa in cucina? Ciao Sasso. Ciao Marco, il mio compleanno, mi fai gli auguri con un bacino. Mua! Anto! Auguri cazzo, let's go. Che gioco è? Un gioco strano. Ma la trama di questo gioco esiste o è una casa buia simulator? A me sta un po'... mettendo tensione comunque. A volte c'è sto cane. Cioè non posso davvero fare un cazzo. Smettila. Chiama Mood, magari gli dicono dove deve andare. Eh? Break the spell, find the key to the next door and escape the house. Ok, ma dove è la key? Respiro manco dopo aver scopato. Ma cosa c'entra adesso?
neutro. Ma quello è un Ash? C'è un Ash a terra. Vabbè ragazzi, la lascio qui. E sei solo un suono, non sei niente. Dove cazzo è la chiave? L'ho capito, l'hai capito? sto girando un po' attorno, non c'è un cazzo. Radio Baby Match TV Key? Radio Baby Match TV Key, cioè Door Cabinet Drawer. Io lo clicco sempre. Qua non c'è un cazzo da aprire, proprio niente. Radio Baby Match TV Key, boh, una canzone K-pop. Parte il bottom mesh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. No, 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 no. Mi aspettavo un'esplosione dopo la sua frase, ma sarà che sono razzista. Mo esplode la casa. Che schifo di quadro spaventoso. No. Se utilizzi la tua baby match key sulla radio, ora scendo, lo faccio. Ragazzi, sto gioco mi fa cagare addosso e non so perché. Sto coso è palesemente da usare. Quella porta è nuova? Tutto spaventosissimo. Ciao.
No! No! No, 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 no! 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 Oh merda, sta zitto! X-trattino basso Hiro ha donato 2 euro. Match, TV, radio. Chi saranno i tasti per accendere i fiammiferi? Attivare la televisione e la radio e usare la chiave. Di sotto c'è una radio. Prova a toccarla. Non posso fare un cazzo? No! Bismillah. No! Bismillah. No! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. È uno di quei giochi bastardi che devo solo aspettare perché lo... No! 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 Ho spento la radio con la mia Match Key Baby TV. Schifo di quadro, ti odio. Puoi spegnere anche il respiro con la tua baby cosa di Wookie? No, mi sa di no. Merda. Quindi qui abbiamo finito? Se quel bambino me lo ritrovo da un'altra parte lo ammazzo. Facciamoci il consueto giro. No, no, no. No. Dove cazzo sono? Oh merda. Tutto buio su.
Pescina! No. 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 Oh, merda, no. No, 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 no. Merda, sei una troia, veramente. C'è sto succhiatore di piselli, aveva la torcia. Vabbè. Veramente, Lumière stavolta ha provato il meglio di sé. Ma vaffanculo, veramente. Puh. Ma... abbiamo anche una falce. Smettila. No! Mi va sempre caro addosso. Pa! Lo so, non ha funzionato. Mannaia però, eh. Forza, saltami addosso. Possiamo vederne l'interno. No, no! Sapevo che non c'era più lo stronzo. No, merda! Che cazzo era? Comunque, ragazzi, sti bastardi ci sanno fare, maledizione. Scorpion ha donato 2 euro. 2 di quei quadri sono reali e ritenuti maledetti. Il bambino che piange e l'uomo che urla. Sabaku con il collo lungo, non lo so. Comunque, ISCINA. Che scena! Lo sapevo che era di qua, lo sapevo. Figo questo insight, Scorpion. Un po' di TV. Questo è maledetto? Figo. Anche al tempo c'era la pixel art. Quello se tipo fai diamond su LOL. Vabbè, sta trascendendo questa cazzo di Teyer. Si può accendere? Bismillah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Accendi la torcia, maledetto stronzo. No. Potete farmi il favore ogni singola volta che lui parla arabo, spammate parole arabe in chat? Cioè non me l'aspettavo da voi che dovevo dirvelo io. Sensibilizzare, stronzo. Ti sei perso il bambino per terra. Dov'era? No, ragazzi, solamente quando parla arabo. Oh merda, è sotto sopra adesso. Questo dici che era maledetto? Dovete scrivere in arabo cagarsi addosso uno state of mind. Ah, la Troia ha tolto il quadro, l'ha messo qua. Una super poltrona, che bella. Grazie Arishok. Non c'è bisogno. Bismillah. Bismillah. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Oh,
Ma comunque faceva la Naruto Run. Era un demone che faceva la Naruto Run o sbaglio? Che il demone adesso, puttana. Ogni sub 10 spegnimenti e accensioni del televisore. No, è solamente il demone della Bride. Non hai ascoltato la trama? Vai. Ho fatto più di 10. Grazie, Rurian. For my bride. Oh no. Qualcuno può fare quel magnifico redeem? No, ma non l'ho visto quello. Dodo's Burger. 100% beef. Do it for love, do... Oh no! Do it for love, do it for life, for mankind. Oh no! Eh? Sinner sopra il burro è strano. Forse era veramente sburro. Wow, 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 wow! Smettila. Consueto giro. Me l'ha così messo di merda il bagno? Chiama il tipo che fa l'arabo nel Melect 4.5 e fatti spiegare ogni singolo parola di sto gioco. Devo spiegarti tutto. Oh merda. Hai ragione. Arabo. Quel tizio era un grande. Ehi Marco, come va? Una domanda al volo. Se mai incontrassi un demone con tre tette, quale delle tre vorresti che fosse la più piccola? Tre bacetti MHUA. Grazie mille dell'abbonamento, Mattia il Magno, e anche della curiosità che mi hai posto. Credo che vorrei che la più piccola fosse quella al centro, perché la bellezza oggettiva secondo me risiede nella simmetria. A destra o a sinistra sarebbe veramente terribile. Quindi demoniaco, però voglio che sia un demone bello. Apriamo i nostri cassetti con la nostra key TV Trash Talking Clinder Blonde Azalona. Dai, no. A volte vedo cose.
Ci sono due libri fatti di vetro, eh. Kebab Simulator, ti sbagli. Do it for love, do it for... Sembra non stia accadendo niente da un po'. Vuoi delle foto? Vuoi senza guinarmi? Molto strani i programmi di Buena Rabia. Vero. Oh ragazzi, sapete perché tutti i desideri dei compleanni in Arabia vengono si realizzano? Perché Arabia è saudita. Grazie dei complimenti, ragazzi. Me li merito. Posso chiudere la live ora, non fare così, struzzo. Bro, ma quando? È morto Angelo Badalamenti, il compositore della colonna sonora di Twin Peaks. Merda. Chi conosce il Twin Peaks sa la musichetta. No. Wow, e allora? Era un grande artista. Era un grande, grande artista. E se ti piace Twin Peaks, c'è anche un video di come lui che racconta come ha composto la musica. E si vedeva che era un grande. Poteva morire anche prima, divertente, ma ci tenevo tanto. Merda. Minchia, Marco, quando ti avevo detto la morte di mia nonna non eri così empatico. Ma che cazzo è tua nonna nella mia vita? Metto la musica per ricordarlo. Ora torniamo nel gioco, ragazzi, ma è veramente importante, ci tengo. That all the major... Poverino. The themes were created for Twin Peaks. It's an old Fender Rhodes. And David would say, okay, Angelo, we're in a dark woods now. And there's a soft wind blowing through some sycamore trees.
And there's a moon out, and there's some animal sounds in the background, and you can hear the hoot of an owl, and you're in the dark woods, you know, just get me into that beautiful darkness with the soft wind. And I started playing. And David would say, Angelo, that's great. I love that. That's a good mood. But can you play it slower? And I'd say, slower, David? Okay. And I'd go, mamma mia, cambia tutto. He says, that's it. That's a good tempo. Just keep it going slow like that. That going for a while, and in David's mind you can just see that he was visualizing the description that he envisioned. Then he would say, okay Angelo, now we got to make a change, because from behind a tree in the back of the woods there's this very lonely girl. Her name is Laura Palmer, and it's very sad, but get something that matches her. And I just segued into this. And he'd say, well, that's it. It's very beautiful. I could see her. And she's walking towards the camera, and she's coming closer. Just keep building it. Just keep building it. And she's getting close. Now reach some kind of climax. And I would go, and he said, oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo, oh, that's tearing my heart out. I love that. Just keep that going. Now she's starting to leave. So fall down. Keep falling, keep falling, keep falling. Now go back into the dark woods. Puttana Madonna. Keep going. Just keep it going. Very quiet and mysterious. David got up, gave me a big hug. He said, Angelo, that's Twin Peaks. Oh, merda. Oh, merda. Hanno fatto l'amore, cioè, mentre hanno fatto la canzone stavano facendo l'amore. C'è un artista che non sa suonare ma che vede le cose, insieme a un artista che non sa vedere le cose ma che sa suonare, si sono uniti e hanno creato sta roba. Fuori di testa, veramente un bellissimo video, uno dei più bei video che abbiamo visto. Badalamenti è morto ieri, a dire la verità, David Lynch nel suo report nel Tempo Giornaliero che fa su YouTube ha sinteticamente commentato con Today No Music, oggi lo ha nominato e non è riuscito a dire niente, commosso, che tenerezza. È quello che ho visto prima? Questo? Good morning. It's December 12, 2022, and it's a Monday. Here in LA, it's raining, cloudy, very still right now, 45 degrees Fahrenheit, it's around 7 Celsius. Today, no music. This afternoon, it'll be going up to only 55 degrees Fahrenheit. That's around 13 Celsius. And this rain will continue till maybe late morning, and then begin to taper off. It'll be very cloudy. The clouds will thin, and there is a chance
for blue skies and golden sunshine all along the last of the way. Everyone, have a great day. Mi sembra giusto. Che roba. Mi dispiace un sacco. Che artista. Alice, ti sei abbonata per la prima volta al canale, perdonami che non ti ho ringraziato, ero veramente dentro sta roba, mi dispiace un sacco. Grazie mille, ti mando veramente un bacione. Mua. Today no music. Io non so un cazzo di sta persona, non so niente di Angelo. Non me ne è mai fregato niente, ma quel video là mi è abbastanza entrato nel cervello. Anche lo ci mancherebbe. Ci tengo molto. Ah. Na 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 na. Na na. Pam 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 pam. Ma qua c'è un'altra radio. Vabbè. Ma devo forse farmi un giro della casa con lei qua. Cioè, si sente fortissimo da qua. Bel video Marco, grazie. Era un bel video. Sto nel cervello perché Twin Peaks è diventato nel cuore. È un bel video al di là di Twin Peaks. Twin Peaks me lo fa apprezzare ovviamente di più, però... Cioè, veramente, vedere due artisti che uno non conosce il linguaggio dell'altro, ma ha masterato il proprio, a unirsi in quel modo là è veramente meraviglioso anche... Se non sei un artista, se sei solamente uno scemo che guarda le cose. Oh! Nuove chiavi. E se sei solamente uno che guarda e basta. Quando morirai today no Reo Spooky. Today non è uno state of mind. Vorresti essere un artista ma caghi solo su cose e o persone. Essere artisti quello. Don't you know? Oh merda. Ruote, barili, spazzatura, un po' di travi qua e là. Una porta blindata, distrutta. L'hai già giocato sto gioco? Tremendamente pauroso, già! Ma poi, nonostante dia un po' fastidio perché non... Perché letteralmente... Perché letteralmente non devi fare un cazzo, però ti prende un bordello. Mi è piaciuto assai. Fin dall'inizio. Domani sarà live pasticcino, ci provo. Tre, due, uno. E accenditi!
Posso prendere questa? Qua c'è, questa è per da lei, no? Today no Ronaldo's muscles. Today not shit in the sauna. Se, se l'hai promesso ti faccio la sub. Grazie Gib. Oh, grazie mille. Ti scade domani. A chi ce l'hai? Con chi ce l'hai adesso? Hai già scelto il gattino da prendere? No, prima voglio stare un mesetto da solo nella casa, vedere se mi piace, scoprire i miei ritmi da solitario e poi prendermi un gattino. Today no soapy moments. Ecco, questo è forse l'unica pecca del gioco, il fatto che non, che devi a volte solo aspettare. Merda nel culo però! Bismillah! Bismillah! Hasbi Allah wa ni'mal wakeel! Ma bismillah non era di buon appetito. Bravo Arish, brava Alexandra, bravi, guardala. Guardala che bravi. Oh oh. Oh oh. Accendi Cristo merda! Mamma mia sto gioco. Ok, aspettiamo finché non succede la prossima cosa. Che palle, dai, era il momento per far accadere qualcosa. No. Ehi Marcus, quali sarebbero gli ingredienti perfetti per uno Strasburger? Oh, 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 oh. Per uno Strasburger? Doppio patty, però molto schiacciato. Uno smash burger patty. Due. Provola dolce, zenzero fresco però unito con maionese al pepe, maionese al zenzero e al pepe, ed è incredibile. Se non avete mai provato lo zenzero negli hamburger, molto buono, quello fresco è quello là un po', quello del sushi, quello che ti danno col sushi. Però deve essere molto frullato e unito con la maionese. La signora credo che direbbe uno Strasburger. Che cazzo erano gli Strasburger? Che vuol dire? Che vuol dire? Cosa voleva dire quella cosa? Amo lo zenzero e il limone, buono. Ma lo zenzero sa di detersivo. È vero, sa un po' di profumo. Devi imparare ad amare lo zenzero. A me piace mangiarlo fra una portata e l'altra di sushi, perché letteralmente ti resetta i sensi di quanto fa schifo slash è buono. La scritta rossa sul muro. Merda, non l'ho vista, sono uno stronzo. Mica, un bacino. Un bacino a te. Grazie. Il cumino è ruggine. Il cumino pure è buono. Perché non vi piacciono le cose buone? Conosco anche il finale, ma continuo ad avere paura. Hai mai provato Bamburgers? Sì. E la cosa strana di Bamburgers è che più li ordino, più non mi piacciono. Ma la prima volta che li ho provati erano buonissimi. Non so se hai... La senape sa di acido e vomito. Vomitino. Vabbè ragazzi, non sapete apprezzare un cazzo. Però effettivamente la senape
Deve essere quella buona e deve essere nella giusta ricetta. A me, Würstel, Senape e Krauti mi fa impazzire. Dove sta scritto? Si è aperta la porta? Merda. Voilà, Mario. La BBQ è la miglior sauce. Allora, io non l'ho capita. Io la BBQ sauce non l'ho mai capita. Mi fa davvero schifo. Cioè, ci ho provato, ragazzi, tante volte. E continuo a prenderla dicendo ora la capisco, ora mi piacerà. No, ha purtroppo il bruttissimo svantaggio di rendere tutto col suo sapore. Non mi piace. Lo sapevo, a meno che non è proprio quelle dosi là. Ma bisogna giocare con lui adesso? Ah, nice. A meno che non è pochissima. Salsa teriyaki king, assurdo le cotolette. È buonissima, ma non sta bene su tutto. Salsa cipotle sulla carne, stiamo scherzando, buona. Melanzane sott'olio, senape e salsiccia, droga. Merda, non ho mai provato sta roba di cui stai parlando. Melanzane sott'olio, senape e salsiccia, oh merda. Ma che cazzo è? Non l'ho mai provato. Sembra buonissimo. Minchia, ragazzi, a Strasburgo ho mangiato enormi cazzi nella mia bocca. Buonissimi. Giustelloni enormi. Mangiate la BBQ e smettetela. Però è vero, devi ammetterlo che se la metti da qualche parte, quella parte diventa tutta BBQ. È una salsa, secondo me, dovrebbe complementare e non rendere quel cibo in quel modo là. A meno che non vuoi fare una marinatura. E infatti io la salsa barbecue la uso nella marinatura delle costolette. Ma non la metterei mai in un panino. Mai e poi mai. Lo sapevo che eri qua, stronzetto. È prorompente, è vero. Maionese, punto. È vero, però la maionese è una salsa un po' da scemi. Nel senso, è leggerissima, piace a tutti perché non è così complessa come gusto. Ci vai tranquillo. Infatti la maionese secondo me va migliorata. Se ci metti già il pepe, il limone, già diventa molto molto più buona. Maionese, lime e pepe nero. Tantissimo pepe nero. La maionese è una base. Lo penso anch'io. Salsa yogurt, giusto per essere in tema. Salsa yogurt. Mi piace la tzatziki, non so se conoscete. La salsa tzatziki è molto facile da fare, molto buona e puzzolente. Si fa con yogurt e tantissimo aglio, tantissimo cetriolo. Io amo il cetriolo. Ecco, una cosa buonissima che faceva mia madre quando ero piccolo, quando vivevo da lei, era che ci faceva mangiare tantissimo green. Quindi mi piace tutta la verdura, ma veramente, veramente tutta. Anche da quella più ritenuta disgustosa dai bimbi, tipo broccoli, cavolfiore, ne vado pazzo. Finocchi li amo. Li ho scoperti anche cotti da un anno a questa parte. Ho detto, wait, ma sono buonissimi. Cosa devo fare? Riscendiamo. Ti piace la salsa messicana? Quale sarebbe? Salsa cocktail con i gamberetti, buona. Semplice, sì. Che sarebbe quella la rosa, no? Finocchi cotti? Già, assurdo, eh? Finocchi cotti, sale e pepe. Sono buoni già, da conoscerli bene. A me piace. Buono lo tzatziki. Oh, oh, oh. Devono metterne un altro, eh. Oh, merda. Devo trovare tutti i bambini? A me fa impazzire la carota, molto semplice, gusto unico buono. Era il mio.
Era il mio green preferito quando ero piccolo, la carota. Ovviamente, no, perché è molto zuccherosa. La mangiavo in continuazione. Mangiavo moltissime carote. Find fire and burn babies. Ma io so dove è il fire. Quando faccio il pulled pork, ci sono due varianti di insalata che metto dentro i panini. La prima, molto facile, è cavolo. Ah, il cavolo lo amo. Quello, il cappuccio. Buonissimo. È cavolo, maionese, pepe, un po' di lime, sale, un po' di paprika, poca, però affumicatissima. E carote tagliate finissime, cioè grattugiate, e viene pazzesca. Qua c'è il fire, brutto stronzo. Oh cavolo, ti piace il cavolo? È proprio così. Merda, ho fame. La verdura mi ha sempre fatto schifo. Sono i carciofi che fanno di catarro. I carciofi. No, il problema dei carciofi, il cuore dei carciofi è buonissimo, ma il problema dei carciofi è che sono un cibo adatto a romperti i coglioni. Cioè, a me i cibi che devi pulire, devi aprire, devi mettere una password per mangiarli, devi masticarli solo a destra, cioè mi fanno incazzare. Mi fanno davvero arrabbiare. Ogni volta che guardo la cultura africana, del mangiare con le mani, cioè quello dovrebbe essere veramente la base. Già usare forchetta, cucchiaio, coltello è una cosa in più. Siamo un po' dei piccoli cyborg, però va bene, no? È un po' una lamentela del cazzo. Ma quando poi devi aprire, devi snocciolare, mi dà fastidio. Voglio trovarmi tutto pronto, voglio mangiare. Infatti, uno dei cibi che tanto detesto da sto punto di vista, visto che mi piace anche tantissimo, è gli spaghetti alle vongole o allo scoglio. Perché le prime mezz'ore, la prima mezz'ora è togliere il dio porco di frutti di mare, cioè dal guscio, dai gusci. E a volte è cucinata male, cioè che la sbattono troppo, fanno troppo così, e il guscio si rompe e va nella pasta. C'è veramente una pasta maledetta, troppo buona, una delle cose più buone. Io amo la pasta col pesce. Secondo me pesce maggiore di carne, per tanti punti di vista, partendo dal prezzo, tipo. Ma pulirlo è impossibile. I gamberoni non mi hanno mai preso, sai, Fli. Cioè, mi sembra veramente che gli serva qualcosa, tipo qualche salsa. I gamberetti mi piacciono, però i gamberoni non li ho mai. Ogni volta che prendo un crudité, tipo in un ristorante stello di pesce, e c'è il gamberone, faccio ok, mangiamoci il gamberone. Però non sono quasi mai contento. Io amo la parmigiana di melanzane. Io l'ho scoperta. Prima non mi piaceva, per niente. L'ho riscoperta. Buona. È molto buona. È un cibo che ti spacca il culo. Vorrei sashimi ora. Minchia, oggi me ne sono preso un sacco di sashimi. Dove cazzo devo andare? Il fire, dov'è il fire? Che ne pensi delle melanzane, Marco? Io odio le verdure, ma le melanzane sono buonissime. A me piacciono le melanzane. Sono molto buone. Farle con un po' poco olio in padella già diventano buonissime. Sono buone. Sono buonissime sott'olio. Sono buone in tante ricette. Ma che finocchi li hai mai provati impastellati e fritti? Oh merda, no. No. Come cazzo vengono? Cosa cambia? Boh, io le melanzane un po' le odio. È un po' un cibo odiato. Sto facendo il giro come uno stronzo da 3 ore. Mi dai una mano, Alice? A me piace fare il minestrone con carote, zucchine e patate. Mia madre faceva spessissimo il minestrone e lo amavo.
pasta con minestrone, pasta magari quella corta, o anche gli spaghetti spezzati, che per quanto gli italiani siano delle teste di cazzo, sono buoni, punto. Mamma mia, che paese di merda, mannaggia Dio. Dobbiamo lamentarci del meglio. Se scopriamo una cosa bella, dobbiamo lamentarcela. Ma che fai? Spezzi gli spaghetti? Sì, e anche le ossa se mi arrabbio. Oh, fuoco? Volessi gli spaghetti spezzati con i blocchi di parmigiano nel brodo. Minchia. Che roba proprio da poveri di merda, però buonissimi. Il cibo povero a Messina era molto buono. Io amo la pasta alle lenticchie. La amo. È veramente, non è mai successo di... Non ho mai detto niente tipo del genere. No, basta, pasta e lenticchie. L'ho sempre finita. Eppure gli avanzi degli altri. Ma poi la pasta e lenticchie col parmigiano diventa la pappa ideale. Diventa pappa. Quella è l'idea della pappa, porco Dio. Dai a un bambino che sta crescendo pasta con lenticchie e parmigiano e non potrà volerti male in futuro. Cioè, mia madre mi ha bastonato, merita veramente di morire da sola. Ma quando mi ha cucinato quella pasta, siamo diventati soul bound, io e lei, mamma e figlio. Ti voglio bene, mamma. Ma mannaggia Dio se qualche giorno ti supplexo. Quando non te ne accorgi. Marco, andiamo là, dai, andiamo. What up? Becca di questo, bitch. Poi dicono portino soldi le lenticchie, direi che fai bene a mangiarla. Mangiate un sacco di lenticchie. I legumi che amo sono i ceci. I ceci non li ho mai capiti. Sono strani alla bocca. Poi nonostante li fai bollire per tanto, nonostante tu li faccia bollire per tanto, che ho fatto? C'erano dei fiammiferi qua sopra, ho cliccato e li ho presi a caso. È successo questo, vero? È sicuramente successo questo. Boh, i ceci mi sono antipatici. Stavo per dire la stessa cosa, antipatici. Rimangono solidi, sono soddisfacenti da masticare. Io quando mangio pasta e legumi voglio essere un anziano che mastica con le gengive e non con i denti. Anche perché hai la texture della pasta. Anche perché quella pasta non puoi farla tanto al dente. Deve essere proprio una pappetta. E poi sti ceci prepotenti. Non lo so. Burn the babies. Morite babies. The roof is on fire. The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need the water, let the motherfucker burns. Boy? Burn, motherfucker. Burn, tan 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 tan. Minchia, Nico Mengo, l'unico ad avere una cultura, Dio cane. Boh. Bro, mi hai assaggiato fiori di zucchero con ricotta? No. C'è questo prima, sì. Burn, motherfucker, burn. Beh, si torna giù. I ceci hanno senso di esistere solo per l'hummus, che è la cosa più buona del mondo.
L'hummus è la cosa più buona del mondo. Ma com'è possibile che sia così buono? Cioè, l'unico cibo vegan degno di esistere, secondo me. Cioè, se mangi pane e hummus, non ti senti uno stronzo che stai cheatando e che ti serve cibo vero. Perché lo è già abbastanza l'hummus, veramente buonissimo. Mi piace un sacco. C'è un libanese qua vicino a casa mia, si chiama Fenicia. Io vado solamente per vedere il proprietario, che è un uomo libanese bellissimo. Ma a proposito di... Oh no, blackface! Fanno tutte le spezie. Ciao Fenicia. Fenicia. Scritta nel muro vicino alle scale. L'abbiamo già le... È cambiata la scritta? Si chiama Fenicia il posto, sì. Il gioco ti sta piacendo, Marco? Vane? Molto. Il senso, soprattutto all'inizio, di spavento che mi ha dato, mi è piaciuto tanto. Peccato che bisogna girare attorno per vedere le cose. Siatimo Yatimo. You broke the spell, find the key and go. Va bene, ma dov'è? 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 Secondo me nella prima stanza. Sarebbe simbolico, no? Bismillah. No. Bismillah. No. Bismillah. Bismillah. No, non bussare. Che è questo simbolo? Non è quello che ti fa diventare veloce su Isaac? Sì? Io so dove la chiave. È sopra il libro. È sicuramente qua. Ok, non è qua. Beh, a man can dream, diciamo. Va bene. Nel cesso non penso. Un po' anticlimatic. Grazie, grazie. Ah, in quel portagioia è impossibile da aprire fino ad ora? Dai. Avevo veramente preso i fiammiferi prima, assurdo. Marco, oggi ho comprato una felpa blu, ma solo dal Tony, e quando sono tornato a casa mia mamma mi ha detto che è viola, ora ho una felpa viola. Oggi dovevo scegliere fra comprarmi una felpa viola e rossa, l'ho comprata rossa. Ed era rossa, cioè ha scritto rosso su Amazon. Evviva. Tu ce l'hai viola, io rosso. Tu sei Twitch e YouTube. Voglio andare via da qua. 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 Voglio trovare la chiave d'andare via da qua. Voglio trovare la chiave d'andare via da qua. Find the key and go. Alice, mi dici dove la chiave? In questa stanza, mi sa. Ah, questa. Ma ho controllato everywhere. Forse si è confusa, forse quella con il fornello. Bro, mi hai visto Antrum? Mi sa di sì. Mi sa di sì con Daniele. Ed era strano. Tipo stupido, ma strano. Tipo figo stupido.
Un ragazzo è sta chi? Chissà se quelle sono persone a caso o parenti dello sviluppatore. A volte è così. Spessissimo è così. Buonanotte Rizoma. L'abbiamo vostro in live party con Pingus e Mario, non ricordo. Ah! Certo! Certo, abbiamo visto in live. Qual era il problema di quel cazzo di film? Era quello della. Era quello della campagna? Era quella merda? Certo. Ora ricordo. Devo scendere sotto come uno stronzo? Si diceva che se lo guardavi vedevi i demoni dopo. Io li ho visti. La figa fu quella dove il demone ti fissava inquietudine. C'erano alcune cose registicamente interessanti, ma questo era veramente patetico. Qualche giorno Vampire Survivors? No, ogni volta che lo vedo dico dovrei giocarlo e morirci, a quanto pare ci si muore, ma non l'ho giocato ancora. Ma comunque il gioco è fatto da uno youtuber, Ghost Hunter. La particolarità è il respiro che si sente così. È figo, ma secondo me dovrebbero togliere la musica al loop in alcune occasioni per farla sentire. È successo, ma dovrebbero farlo di più, altrimenti che senso ha? Mark in time, grazie, 2%, nice. No, qualcuno mi dica dove sta cazzo di chiave, sto impazzendo. Guarda, se c'è non la vedo, ok, ma se devo aspettare poi appare mi incazzo. Ora è qua in mezzo. Sembra di averla vista vicino alla radio, nella stanza dove c'è la TV. Vediamo. Nope. Gioco noioso? Solamente adesso, solamente da un po', ma è stato tutto bello. Bocchi the Rock? Non conosco. Doveva davvero essere qui la chiave. Sto cane che a volte appaio. Ripeto perché non si è letto, ma dovresti fare qualche altro watch party con ospiti, è stato carino. Nella prossima casa ci stavo pensando. Ma quella spazzola?
Sonnino. Mi ricordo anche quello di Slenderman. Ma che ne pensi delle mani dei nani negli anni dei cani? Sono parole a caso, bro. Ho preso la chiave? Ho sentito un rumore strano. Ho preso la chiave? Ho preso la... Cosa cazzo vuol dire? Che vuol dire? Si sta segando un braccio. Marco, ti vedo provato. Lo sono, voglio provare a trovare questa cazzo di chiave e andarmene, porco Dio, ma dov'è? Basta sto gioco dei babbari, è un bel gioco, sta zitto. È solo una merda adesso. Che sia appesa e non posata. Basta, ti prego. Dimmi dove finiamola. Ehi, in questi cassettoni. Visto veramente da tutte le parti. Ma la chiave che avevamo preso 3 anni fa è servita per scendere giù. Barbapapà preferito, tranne Barbapapà che è presente il migliore. Non l'ho mai visto. Però a Strasburgo ho scoperto che Barbapapà vuol dire zucchero filato. Assurdo. Datemi la mia chiave del cazzo. Alice, mi sa che devi cercare meglio in cucina. Aha. Burro? No. Qui? No. Latte? No. No, 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 no. No. C'è un cazzo. Non c'è un cazzo. Ho visto YouTube, la chiave è di fianco al televisore sotto il calorifero. Oh merda. Grazie. Ma quello sotto? Quello sotto? Di fianco al televisore sotto al calorifero. Nei commenti YouTube tutti lamentarsi della chiave di merda. Ti sto prendendo per il culo, amore.
Minchia, ma sei una simpatia ultraterrena e non vede nessuno dei tuoi amici d'ora invitarti al party, porco Dio. Grande. Potete bannarlo per una settimana, così, per ridere. Anzi, no, domani si abbona, quindi domani lo banniamo. Una simpatia da stronzo. Sì. Te l'ha fatta, eh. Sì, ma proprio fottuto. Prova a toccare la prima porta d'ingresso e poi cercare in cucina. A toccare prima la porta d'ingresso e poi cercare in cucina. What? Malosino, no, sei tu che sei un coglione, eh? Tu stesso, manco a te piace sto gioco e la presa in giro diventa dire una bugia sulla chiave. Voglio finirlo, per malosino. Non ne posso più neanch'io. Ma la chiave è posizionata in modo RNG? Spero di no. Marco, vado a cercarti la posizione. Metto tutto il mio cuore e la mia anima nelle tue mani. Sono più curioso di sapere dove cazzo è la chiave che è uscita dalla casa, ragazzi. Perché voglio proprio vedere dove cazzo è. Gibbo, il simpaticunes. Sono uscito a trovare la chiave per la porta d'uscita dopo circa 30-40 minuti. Penso... No, che c'è scritto. Penso che i segnali audio ti facciano sapere una volta che hai esaminato tutto ciò che devi guardare in una stanza in un'area della casa, sicuramente un po' fastidioso. Dimmi dov'è! Dimmi dove cazzo è, Dio porco! Gli audio, dov'è? Scusami, però dov'è? Perché ha aperta la radio? Ora mi incazzo. Nella cucina Marco non ti è apparsa. E perché no? Perché non mi è apparsa? Sono il programmatore del gioco, la chiave nel tuo cuore, spegni sto gioco di merda. Ho guardato un video su YouTube, la tizia trova la chiave sul bancone della cucina, ma a quanto pare non si trovano. Si trovano subito lì, si deve fare, già quando poi non parlava della radio, che si accendeva da sola. Quindi adesso... Quindi adesso... No, che gioco di merda. Devi spegnere la radio, puoi andare in cucina. L'ho fatto! L'ho fatto! Spegni. Ma guarda tu che schifo di metodo. Comunque non ha senso, ragazzi. Cioè, dopo che trovi il coso, il messaggio non esiste. Dov'è? Dov'è? Dov'è Dio fatto di cane? Dov'è? Bella famiglia dei cani. Non c'è. Torniamo dalla radio. Questa parte è una punizione divina verso tutti i razzisti degli arabi. Io non ho mai fatto niente, giuro, non ho mai fatto una battuta sugli arabi. Manco su, forse un po' sui terroristi, ma in maniera simpatica comunque.
Dio porco. Allora Mark, guardate in giro online per la chiave, nessuno la trova apparentemente, ma sei serio? Ho visto tre video in cui si lamentavano, poi spegnevano la radio e andavano in cucina e stava sul bancone. Non so che dire. Cioè, meno male che se ne lamentano tutti, perché mi sentivo un po' un idiota a non trovarla. Marco, siamo nel 2022, se hai bisogno di una chiave, createla. Non so fare chiavi. Oh! È da un po' che non sentivamo... O forse sto impazzendo io e mi voglio aggrappare a qualsiasi minchiata. Fatti rimborsare, addio. Oppure l'abbiamo giocato più di ore. Ci sta un trigger super idiota, tantissima gente gira la casa per ore. No, ma fra poco... Ma ci sono video col finale? Perché se ci sono video col finale... li guardiamo, perché non ne posso più. Non ne posso davvero più. Non ha più senso. Ciao Ciuco. Il frate credo sia stato in Super Playing da quel che vedo. Ovviamente. Hai provato a controllare in task? Eh? Sì. Basta. E qua non la trovo. Cosa? Certo che uno ha preso la chiave e poi è andato nell'altra stanza, così, per ricordarsi i bei tempi. Mirko Rossi, grazie per l'abbonamento. Ragazzi, il mood di sto gioco, soprattutto all'inizio, era on point. E mi sono veramente cagato addosso a volte, ma più che altro l'ansia. È difficile che una persona come me, che abbia giocato tanti horror, la provi ancora oggi. Ma non esiste che io devo fare cose idiote per attivarne altre. Grazie dell'arabo, non esiste. Vorrei farvi vedere una cosa.
L'ho visto prima. Sembra ancora meglio, eh? Bello, bello. €15 sti bastardi. 16. Ragazzi, vi mando un bacione. Ci vediamo domani in caso. Grazie mille delle sub, della compagnia, del tempo assieme. Speriamo finisca questa volta. Mi sa di no, non finirà. E questo è il bello. Non ci credo due. Grazie mille ragazzi. Buonanotte, ci vediamo domani. Grazie mille. Bye. Buonanotte.